Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6, pronti per raccontarvi non solo la giornata di Serie D che è andata agli archivi da qualche ora, ma soprattutto per raccontarvi poi a partire dalle 21 quella che sarà la serata di Serie B con il Pescara che scende in campo contro il Brescia, e dunque sarà un'edizione formato un po' ridotto, ma non tantissimo ridotto, dell'Abruzzo del Pallone, per dare spazio poi, allora ne approfitto per salutarlo, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E allora sarà una serata bella, lunga, particolare, lunga sicuramente, speriamo anche bella, in compagnia insomma di Pescara Brescia. Però insieme a te, al mio fianco, nel nostro studio c'è la collega Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera. Hai seguito oggi per noi Francavilla Cesena, vittoria della capolista. Poi, come vi abbiamo detto oggi, proveremo anche ad avere altri nostri due inviati che stanno tornando dalla doppia trasferta romagnola, Martorano di Cesena, Forlì. Per Forlì Vastese 1-1, Savignanese Notaresco stesso punteggio 1-1, con Francavilla che ha perso, l'Avezzano dove è stato il nostro Andrea Costantini che ha perso ieri la vittoria del Pineto, ha perso anche il Giulianova 4-1 contro il Matelica. Intanto a San Siro sempre 1-0 per il Bologna, gol di Santander sul campo dell'Inter. Siamo nella ripresa, allora velocissimamente vediamo i numeri della giornata di campionato in Serie D, girone F ovviamente, giornata numero 25, Avezzano Agnolese 0-2, Forlì Vastese 1-1, Francavilla Cesena 1-2, Jesina Isernia 2-0, Materica Giulianova 4-1, Recanatese Campobasso 1-1, San Maurese Castelfidardo 1-0, San Giustese Monte Giorgio 0-0, Sant'Arcangelo Pineto giocata ieri 2-4, Savignanese Notaresco 1-1. Vediamo la classifica. Cesena che comanda con 60 punti, Matelica 49, Notaresco 41, San Giustese 40, Recanatese 39, Pietro e Francavilla 37, Montegiorgio 36, Samorese 35, Campobasso 32, Savignanese 31, Giulianova 29, 28 per Vastese e Jesina, 25 per il Forlì, 24 per Avezzano Isernia, 23 punti per l'Olimpia Agnonese, 22 per il Sant'Arcangelo, 14 punti per il Castelfidardo che chiude la classifica. Stasera dobbiamo andare veloci perché ho fatto una promessa alla regia che chiuderò, e me ne assumo tutte le responsabilità di quello che sto per dire, chiuderò in orario puntuale. E allora io direi, Ania, innanzitutto in 20 secondi, 20, sì, perché poi avremo modo di parlarne, che partita è stata oggi al Vallenzuca? Una bella partita, direi con rammarico il Francavilla alla fine l'ha persa, perché dopo un primo tempo un po' così così, poi nel secondo tempo ha imbrigliato bene il Cesena, alla fine credo che sarebbe stato più giusto il pareggio che però poi sfortunatamente per il Francavilla non è arrivato, però una bella gara con il Cesena in difficoltà. Assolutamente, perfetto. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, partiamo subito, Francavilla Cesena 1-2, servizio è firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. Una sconfitta che prima della gara sulla carta poteva anche starci, ma il 2-1 del Cesena al Vallenzuca fa invece male al Francavilla, che ha tenuto testa la prima in classifica, salvo poi pagare a caro prezzo un errore individuale. Assenze importanti dall'una e dall'altra parte. Rachini deve fare a meno di Bedin e Banegas, oltre all'infortunato di lungo corso Palumbo. Angelini invece rinuncia a Benassi, Fortunato e Biondini. Solito 4-3-3 per il Francavilla, con Bellanca confermato a centrocampo ed il tridente Montagnoli, Dos Santos e Mancini. Dall'altra parte Ricciardo è supportato invece da Tola, Tortori e Alessandro. Mancini è il più attivo dei suoi nel primo tempo e lo fa vedere subito all'ottavo minuto, quando ruba palla a De Feudis e fa partire un tiro di poco alto sulla traversa. A squadre come il Cesena però non va concesso il minimo errore, ed invece al quindicesimo il cross di Danilo Alessandro premia Ricciardo, che è bravo a liberarsi della marcatura e portare avanti i bianconeri. 10 minuti più tardi Tortori vede l'inserimento di Campagna, che va al tiro col Mancino di poco al lato. Ancora Cesena 3 minuti dopo, quando ci pensa un doppio spacco a dire di no prima ancora a Campagna e poi sulla respinta ad Alessandro. 5 minuti prima di rientrare dagli spogliatoi Mancini è ancora protagonista, quando raccoglie un assist di Samuel Di Renzo e prova di rovesciata a beffare agli arti, attento però sul palo più lontano.
Al 43esimo lo stesso Mancini va a terra con Valeri che viene ammonito dal direttore di gara, mentre il Valle Anzuca chiede il rosso diretto per il terzino ospite. Racchini inizia la ripresa dando le chiavi del centrocampo a Mele e spostando sulla sinistra Milizia. La mossa dà i suoi frutti per il pareggio giallorosso. Montagnolo inizia l'azione, vede proprio Milizia largo sulla sinistra che fa partire un cross al bacio che Dos Santos gira sul palo più lontano per il pari dei padroni di casa. Al 18esimo reazione del Cesena con Tortori che entra in area e mette sul secondo palo per Alessandro, anticipato però in maniera provvidenziale da Samuel Di Renzo. E Bellanca poi a testare i riflessi di Agliardi che risponde presente sul tiro del centrocampista giallorosso. Al 34esimo è ancora Francavilla con Dos Santos che raccoglie un errore degli ospiti per partire in contropiede. L'attaccante dialoga con Mele che gli riconsegna la sfera ma Dos Santos poi viene chiuso in angolo. Il Cesena torna però avanti al 39esimo. Valeri da calcio di punizione indovina infatti l'angolino alla sinistra di Spacca, con palla calciata non molto forte che passa sotto la barriera. Il Francavilla però ci prova fino alla fine. Agliardi attento nel recupero quando Boloca fa partire un tiro deviato messo in calcio d'angolo proprio dall'estremo difensore del Cesena. La gara poi finisce così, con il Cesena sempre più primo ed un Francavilla deluso dopo una buona prestazione. Mister, se ti avessero detto all'inizio perdi col Cesena, ci poteva magari anche stare. Perdi in questo modo? Ti lascia rammarico? Molto, molto. Una partita che secondo me, come l'avevamo preparata, cioè comunque sapendo di affrontare una squadra forte, però penso che purtroppo commentare una sconfitta del genere fa male, perché sul campo la mia squadra secondo me non meritava di perdere, però purtroppo un episodio ci ha condannati. Questo è il calcio, penso che nel secondo tempo il Cesena non ci abbia mai messo in difficoltà, però andiamo ad analizzare una sconfitta che a me fa male, ovviamente ai ragazzi non posso che dire che hanno fatto una grande gara, però evidentemente non basta, perché in quel momento della partita che era veramente sotto controllo abbiamo preso un gol assurdo. Il Presidente ha detto che i punti avete vinto voi. Ma a me fa piacere che il Presidente abbia detto questa cosa, io penso che abbiano visto tutti la partita che ha fatto il Francavilla, secondo me è una partita bella che nel secondo tempo non è andata mai in difficoltà, però purtroppo nel calcio, come si dice, non vince chi merita i punti, nel calcio purtroppo poi un episodio ti condanna e oggi a noi è successo questo. E giocare per vincere tutte le partite è sempre complicato, sempre difficile, perché ci sono squadre molto attrezzate, molto forti come Francavilla oggi, e quindi vincere non è mai scontato, e quindi la partita di oggi ne è la dimostrazione. Però è una partita, aver vinto questa partita è una partita molto importante, anche perché mancano sempre meno partite, manteniamo i punti di vantaggio e Materica vince, sapevamo che in questo momento ha ripreso a marciare, quindi il campionato è ancora lungo, difficile. Quanto è difficile per voi tenere alta la concentrazione in un campionato che vi dicono dall'inizio che vincerete? Bella domanda. C'è un lavoro che parte da quest'estate, quindi non è così facile da spiegare. Il grosso merito va ai ragazzi, perché sono bravissimi, ascoltano, si impegnano e quindi questo è una gran cosa. Poi siamo una piazza importante, abbiamo tanti tifosi e una società che vuol far bene e quindi che ci spinge a giocare sempre per vincere, come è stato oggi. Poi a volte spesso ci va bene ultimamente, altre volte meno bene come nel giorno d'andata, però non è facile, non è che in due parole si possono spiegare queste cose. Ecco Ania, ci sono nel calcio sconfitte e sconfitte. Se qualcuna del Francavilla aveva lasciato un po' interdetti, questa possiamo dire che invece tutto sommato è una sconfitta che chiaramente lascia un po' di rammarico, ma da cui poter trarre indicazioni positive? Beh, assolutamente, è una sconfitta e rimane pur sempre una sconfitta, però come dici tu, c'è sconfitta e sconfitta, di conseguenza quella che è arrivata oggi, ovviamente con molto rammarico, può insegnare a Francavilla che se offre prestazioni del genere, se mette in campo atteggiamenti del genere,
anche mancando giocatori importanti, perché non c'era Palumbo, non c'era Banegas, oggi mancava anche Bedin, Nazari era squalificato, quindi un'altra assenza importante in difesa. Nonostante mancassero questi giocatori, comunque per il Francavilla sono pedine importanti, nel secondo tempo soprattutto si è giocato praticamente alla pari, se non in maniera migliore rispetto al Cesena, perché quando poi Rachini ha avuto il pensiero di cambiare regista, ha spostato Milizia, che aveva iniziato come playmaker, sulla mezzala sinistra e ha lasciato Mele a fare il playmaker, da lì in quel momento le cose sono cambiate. E infatti il gol nasce proprio sull'inserimento di Milizia, che scende sulla sinistra e mette il cross poi per Dos Santos. Da quella mossa del tecnico si è visto un Francavilla diverso. Poi ovviamente quando segni e trovi il pareggio contro una squadra come il Cesena vai ancora di più sulle ali dell'entusiasmo. Queste prestazioni, nonostante certe assenze, devono insegnare al Francavilla che, se vuole continuare comunque a credere nell'obiettivo playoff, vanno offerte in maniera più frequente, più spesso vanno messe in campo, perché poi di conseguenza i playoff arriveranno con naturalezza, ne saranno la naturale conseguenza, insomma. Ti chiedo, hai avuto la possibilità di rivedere, questo è il bel gol, davvero bello, di Dos Santos, hai avuto la possibilità di rivedere il gol del 2-1 di Valeri, che poi sarà protagonista anche di un episodio che vedremo tra poco, però il gol che decide la partita su calcio di punizione. Rivedendolo, chiedo anche ad Andrea, tra un po' arriverà il momento del 2-1, ti chiedo se rivedendolo poi a freddo hai avuto la sensazione che Spacca qualcosina di più potesse legittimamente fare. Rivedendolo mi conferma un po' l'impressione che abbiamo avuto un po' tutti lì in tribuna, eccola, ovvero qua. Che Spacca probabilmente, non lo so se l'avesse battezzato fuori o non si aspettava che passasse sotto la barriera. Fatto sta che sicuramente, almeno secondo me, poteva fare di più, poi senza buttare la croce addosso ovviamente al ragazzo, perché tutti possono sbagliare, però è un errore pesante che purtroppo va a far perdere una gara a Francavilla che non meritava. Forse c'è anche una deviazione di un giocatore del Francavilla, non so se siete d'accordo, con la punta, questo giocatore che non so chi è, andiamo poco avanti, ecco, forse qui c'è una leggerezza, però vado ad intuito, a seconda delle immagini, il che spiegherebbe anche la palla che va in un certo lato, poi arriva una leggerissima deviazione e Spacca deve tornare sui suoi passi sostanzialmente. Sì, anche se anche Rachini era molto, molto amareggiato, insomma, ecco. Andrea? A me sembra sia proprio un tocco che rende il pallone difficilmente giocabile da Spacca, perché per la velocità del pallone non è un tiro irresistibile, anche se la palla passa in mezzo alla barriera, che poi non so neanche se passa in mezzo alla barriera o se passa di lato alla barriera. Forse di lato. Di lato, e poi c'è forse questo tocco qui che prende in controtempo Spacca, che è un portiere di buona affidabilità. Quindi insomma sarei sorpreso se è un errore totalmente suo, forse è spiegabile con quel tocco che penso ci sia stato. È la squadra più forte del campionato e certamente gli gira bene, però doveva giocare la partita in 10 uomini per un tempo e passa, perché c'è stato uno schiaffo di reazione. Ecco, lo vediamo allora, visto che ha introdotto. Era meritevole di un cartellino rosso. Valeri su Mancini, vediamo questo episodio. Però Valeri che poi segna il 2-1. Valeri che poi segnerà anche il 2-1. Allora, c'è questo qui calcio di punizione. Qui era Mancini da cartellino giallo. E Valeri da rosso. E l'altro da rosso. Perché non è tanto l'entità, ma è il gesto molto plateale fatto sotto lo sguardo dell'assistente. Poi Mancini esagera, però ripeto, è un gesto molto plateale, è un gesto di reazione. Lui dice mi ha dato una sberla, in realtà gli stava mettendo la mano. Esatto, sì. Quindi Cesena poteva farsi anche un tempo intero in 10 uomini. Il gesto è Il gesto è plateale
e va punita la platealità del gesto piuttosto che l'entità e la forza. Una ripresa in 10 uomini ci poteva stare. Sentiamo le impressioni che oggi hai raccolto subito dopo la partita del presidente del Francavilla Candeloro, lo ascoltiamo. Hanno capitalizzato bene perché un colpo di testa su una bella azione nel primo tempo e una punizione sfortunata, due gol per loro. E devo ringraziare i ragazzi perché mancavano quattro colonne, come sapete, mancava Banegas, mancava Palumbo, Nazzari, Bedin. E quindi tenere testa e vincere i punti con uno squadrone come il Cesena è un bel risultato. Con rammarico. Il cuore cresce e spero che lo tengano così gonfio e pronto fino a fine stagione, perché le occasioni ci sono ancora, abbiamo da recuperare Campobasso e vediamo. Certo, oggi sarebbe stata una perla, anche con quattro che mancano, sarebbe stata una perla di incredibile valore, ma va bene così. La partita è stata bella, i ragazzi ci hanno dato tutto dal primo all'ultimo minuto, quindi non posso essere contento. È un obiettivo minimo, sì, e quindi siamo lì. Il campo basso non sarà facile, però ci proviamo e quindi in teoria se dovessimo fare questa vittoria siamo già dentro lì. Che vuol dire che no? Poi bisogna conservare quella posizione, se possibile anche migliorarla. Noi puntiamo non solo ai playoff, se c'è qualche occasione lotteremo fino al secondo posto, anche se vale poco. Obiettivo minimo i playoff, insomma la linea l'ha tracciata il presidente del Francavilla e non si scappa da lì. Sì, obiettivo minimo, perché poi ha parlato anche di un secondo posto che alla fine non vale nulla ai fini ovviamente di una promozione, ma ovviamente sarebbe più una cosa di immagine magari per il Francavilla, secondo posto che attualmente è davvero molto complicato. I playoff invece sono molto più semplici, ricordiamo che il Francavilla deve ancora capire quando si dovrà e se si dovrà recuperare la gara contro il Campobasso, che attualmente resta in sospeso. Il Francavilla aveva avuto ragione dal giudice sportivo, che aveva praticamente affermato che si dovesse recuperare per un errore tecnico del direttore di gara. Il Campobasso ha fatto ricorso, adesso bisogna aspettare la pronuncia della Corte Sportiva d'Appello, che attualmente non si sa quando dovrà arrivare, forse mercoledì o forse ancora più tardi, quindi c'è una gara ancora in sospeso, che in teoria il Francavilla ha perso, perché quella di oggi sarebbe la seconda sconfitta casalinga della stagione, però poi materialmente no, perché bisogna attendere appunto la pronuncia della Corte Sportiva per capire se la partita dovrà essere rigiocata o meno. Assolutamente sì. Va bene, chiudiamo la parentesi di Francavilla Cesena, anche come avete visto con questo episodio che inevitabilmente un po' farà discutere, perché sì, perché come... poi alla fine pesa, anche pensando al fatto che Valeri segni il gol, quello che sarà il gol vittoria. Rimaniamo a parlare di una squadra che te segui spesso e volentieri, Notaresco. 1-1 sul campo di Martorano contro la Savignanese, il servizio di Stefano Recanati. Non basta il 13° gol di Santiago Minella al Notaresco per aggiudicarsi tutta la posta in palio a Martorano contro la Savignanese. Formazione annunciata quella di mister Cudini, obbligata a riscattare l'opaca prestazione di domenica scorsa contro l'Avezzano. C'è il solito Blando in fase di regia, il reparto avanzato è affidato a Minella, Moretti e Laringe. Assenti Ruci, Fiscaletti e Mozzoni. La Savignanese, prima squadra a dare un dispiacere alla truppa di Cudini in campionato, non perde dalla sfida casalinga con il Francavilla e si schiera con il 4-2-3-1 con Manuzzi al centro dell'attacco, arbitra Marco Pelletti di Crema. Subito in palla la squadra di casa, che al terzo minuto ci prova dalla distanza dopo un errore di impostazione del Notaresco, ma il tiro di Manuzzi Riccardo finisce di poco alto. Pressa alto la squadra romagnola, che al 13° ci prova ancora con Brighi, ma il tiro dal limite non inquadra lo specchio della porta di Monti. Un minuto più tardi si sveglia il Notaresco con Bomber Minella, ma il suo tiro dal limite dopo la sponda di Moretti fa la barba al palo. Si fa vedere ancora il Notaresco al 20° con Laringe, che riceve bene da Moretti, ma sul secondo palo il numero 7, l'acrobazia
acrobazia conclude debolmente, ma il preludio al gol che arriva un minuto più tardi con Minella, errore in uscita della squadra di casa con Moretti che ne approfitta e con un cross al bacio pesca Minella al centro dell'area ed è bravo a stoppare e trafiggere centralmente Pazzini per il 13° gol personale. Non tarda ad arrivare la reazione della Savignanese al 28° con Succi che riceve da calcio d'angolo, ma il suo tiro viene respinto da Monti sul facile tap-in fermato in fuorigioco Manuzzi. La partita vive una fase di stallo alla mezz'ora, ma al 40° si fa vedere in avanti la squadra di casa con Peluso che, servito in profondità, viene murato in angolo da Capitan Salvatori, ma sul finire del primo tempo c'è una mischia in area romagnola con Laringe che viene fermato da Pazzini e poi sulla ribattuta Moretti viene murato in angolo sul corner e Minella a concludere di poco al lato. La ripresa si apre subito con un cambio per i romagnoli con Rossi che lascia il campo a Battistini. Al quinto in avanti si fa vedere la Savignanese su calcio di punizione, Riccardo Manuzzi che con il mancino disegna una parabola pericolosa. Sventa con un ottimo intervento Monti. La squadra di casa preme in questi primi 10 minuti e viene premiata con il gol su calcio di rigore, fallo in area di bontà su Vanti. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ad indicare il dischetto della trasformazione, se ne incarica Longobardi che angola bene il tiro e pareggia il parziale. 2 minuti più tardi però il notaresco ha l'occasione di nuovo per il vantaggio, ma tra la ringe e il gol c'è l'ottimo intervento di Pazzini che devia in corner. Preme ancora il notaresco oggi in maglia verde fluo che va vicino al gol con Candellori che spezza il possesso romagnolo in mezzo al campo e conclude ma è super la risposta di Pazzini che salva i suoi in angolo. Ancora notaresco al 36° con Salvatori che incorna bene da angolo con Pazzini che salva ancora una volta i suoi. Finisce così la gara con un pareggio tutto sommato giusto tra le due compagini, con la banda di Cudini che ai punti avrebbe meritato qualcosina in più. Domenica prossima per il notaresco al Savini arriva la San Maurese. Detto tutto, squadra forte, quindi per fare il risultato devi essere bravo e credo che tutto sommato il risultato sia un risultato giusto e contro una squadra, come hai detto te, che te la rende difficile, fra l'altro veniva da una sconfitta in casa, quindi era particolarmente attenta. Le difficoltà erano aumentate, visto che eravamo dati in svantaggio, e per le caratteristiche del notaresco trovarsi sotto contro questa squadra è pericolosissimo, perché è una delle squadre più brave a ribaltarti l'azione, ha gente che nello spazio è bravissima, ha gamba, ha qualità, e quindi il fatto di avere pareggiato la partita vale ancora di più, quindi questo risultato fatto. Mister Cudini, forse ai punti il notaresco meritava qualcosina in più viste le occasioni, però siete stati bravi comunque a pareggiare su un campo non facile. Sì, un campo non facile sicuramente, perché la Savignanese in casa ha fatto sempre ottime prestazioni, soprattutto ottimi risultati. Poche squadre hanno fatto punti qua, di questo ne eravamo consapevoli e avevamo grosso rispetto. Però poi per come è andato l'andamento della partita, soprattutto qualche occasione che abbiamo avuto in ripartenza nel primo tempo, credo abbastanza chiara, c'è un po' di rammarico, perché poi perdere su un episodio, su un calcio di rigore non chiarissimo, quindi c'è un po' di rammarico, però sono contento della prestazione dei ragazzi. Dopo la sconfitta di domenica in casa con 4 gol subiti non era facile ripartire su un campo difficile e fare il risultato positivo. Sì. Per quanto riguarda Liguori, sì, tutti siamo contenti, perché poi si lavora anche per questo, quindi quando un ragazzo della propria squadra va in categoria superiore tutti siamo contenti di questo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo. A fine gara abbiamo visto un po' di problemi con i tifosi, che cosa è successo? No, assolutamente niente, ci mancherebbe. Noi ci fa piacere, perché poi quando la gente ti segue è sempre bello, no? È una realtà come Notaresco, quindi nulla di particolare. Siamo andati a salutare, sicuramente qualche chiarimento, ma nulla di particolare. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo contenti di loro che ci seguono spesso, quindi sia in casa che fuori, quindi assolutamente nessun problema. E allora 1-1 per il Notaresco sul campo della Savignanese. Ania, guarda che abbiamo direttamente dal lato posteriore cioè Stefano Recanati, autostrada A14. Ciao Stefano. Ciao a tutti i telespettatori dell'Abruzzo nel pallone. Siamo fermi a Fano per la vostra gioia, non so se a Fano. Siete contenti. Possiamo anche cambiare sotto a Studio TV 6, Fano. A Fano. Martedì prossimo. Allora Stefano, che partita è stata? Peraltro tu hai chiesto anche a Cudini quel chiarimento finale con alcuni tifosi del notario, sì, poi non erano soddisfatti. Però sembra tutto passato, forse qualche tifoso chiedeva qualcosa in più
dalla squadra si aspettava una vittoria, soprattutto dopo quel capitombolo interno contro l'Avezzano. Così non è stato, ma poi credo che sia finito tutto con un pace fatta tra squadra e tifosi. Dai, mettiamola così. Però c'è un po' di rammarico, perché insomma, per quello che abbiamo visto e anche per quello che ci ha raccontato questo pomeriggio, forse il notaresco avrebbe potuto difenderlo meglio quel vantaggio. Avrebbe potuto difenderlo meglio, ma avrebbe anche meritato qualcosina in più per le azioni messe sul campo, anche tanti interventi del numero uno di casa Pazzini, che tu hai definito migliore in campo. Sì, è stato il migliore in campo perché in 3-4 occasioni ha salvato il risultato e la propria squadra sul campo di casa, perché fa parte poi il gol su calcio di rigore da parte della Savignanese si è visto ben poco, a parte proprio quei 10 minuti di veemenza che c'è stato all'inizio del secondo tempo, quando proprio poi è arrivato il gol del pareggio della squadra emiliana. In più non era facile, perché vediamo le immagini dello stadio di Martorano, che è un bel complesso, che però causa maltempo anche oggi, ma non clamoroso, però dei giorni passati non era proprio un posto perfetto dove giocare. No, infatti le squadre si sono riscaldate all'esterno del terreno di gioco su un sintetico, e poi abbiamo ascoltato dalle tante persone che erano lì che se fosse continuata la pioggia dei giorni scorsi difficilmente oggi si sarebbe giocato a Savignano questa partita. Hai chiesto anche di Liguori a Cudini. E ovviamente la risposta era scontata, chiaramente quando arriva una chiamata del Catania non puoi lasciare un ragazzo così giovane, però un po' ti chiedo se hai avuto la sensazione che l'estro di Liguori sia mancato? Sì, è mancato quel qualcosa in più in fase offensiva, quell'ultimo tocco, quelle azioni, quella veemenza poi in fase offensiva, però come ha detto bene Cudini, le chiamate per i ragazzi, soprattutto se vengono da squadre professionistiche, vengono sempre ben accettate, ed è giusto così. In bocca al lupo a Michael Liguori per questa nuova avventura a Catania in Serie C. Questa Savignanese, che impressione ti ha fatto? Ricordiamo che la Savignanese nel girone d'andata fu la prima che fermò il notaresco al Savini 1-2. Che impressione ti ha fatto? Una buona squadra che comunque poi in casa non perde dalla gara col Francavilla, un'altra abruzzese di dicembre, una squadra ben messa in campo, quadrata, che riesce a difendersi bene e poi riesce anche a ripartire. A queste sfuriate forse non riesce a stare sempre per 90 minuti in partita, però quando lo fa veramente paura. Ania, sul notaresco, che di cui tu spesso e volentieri ci racconti le partite, peraltro ci hai raccontato anche la gara d'andata in cui si fermò per la prima volta, ecco, dopo la sveglia di settimana scorsa, 4 gol presi in casa con l'Avezzano, anche un pareggio, seppur con qualche rammarico, si può legittimamente accettare di buon grado? Sì, perché poi è arrivato alla fine su un campo non molto semplice sul quale giocare. Forse magari c'è un po' più di rammarico, perché dalle immagini, da quello che dice un po' Stefano, mi sembra di capire che ci siano state diverse occasioni che poi il notaresco non è riuscito a concretizzare. Magari oggi è mancato un po' di cinismo. Forse è mancato anche un pochino Liguori, ma Liguori nelle ultime gare comunque era un po' in calo, forse ormai anche un pochino, ma anche giustamente distratto, insomma, dalle voci che arrivavano di un possibile trasferimento in Serie C. Ricordiamo che è stato un giocatore alla fine, tra virgolette, scartato dal Pescara e poi tornato, su cui il notaresco ha creduto molto fin dalla passata stagione, quando il notaresco era ancora San Nicolò, che praticamente poi lo stesso Cudini ha riportato in auge, ha fatto crescere con l'aiuto del direttore sportivo De Angelo, e che credo sia giustamente arrivato finalmente al palcoscenico dei professionisti. Ecco. Assolutamente. Stefano, io ti saluto per il momento, però so che al tuo fianco, non molto distante, a qualche centimetro. Sono dietro la telecamera. Ah, ok. Se girate l'inquadratura c'è l'inviato del prossimo servizio. Se ve lo faccio vedere subito, perché qui... Eccola qua, Roberta, ciao, eccoti qua. E allora... Che vi aspetterà tra poco.
Allora, ferma lì, non ti muovere, non perché scendere, Roberto. Non scendere dalla macchina, che è pericolosissimo, soprattutto in corsa. Non scendiamo. Ci vediamo il tuo servizio. Forlì-Vastese, 1-1, servizio di Roberta Di Sante. Finisce senza vincitori né vinti al Morgagni di Forlì, dove la Vastese, autrice di un buon primo tempo, subisce il ritorno dei romagnoli nella ripresa. Ne viene fuori un 1-1 che muove poco la classifica, ma permette agli aragonesi di tenere alle spalle una diretta concorrente per la salvezza. 4-3-3 per i due tecnici, Protti sostituisce l'infortunato Ferrario con Vesi in difesa e con Cortesi squalificato si affida al tridente composto da D'Angeli, Graziani e Ambrosini. Assenza pesante in casa Vastese con Montani che è costretto a rinunciare al capocannoniere del campionato Vito Leonetti, assenza che si aggiunge a quella di Giampaolo. Così Montani si affida al capitano Nicola Fiore e Conè che sostengono il riferimento avanzato Sciba. La Vastese approccia bene la partita al quinto, rasoterra da fuori di Stivaletta che termina di poco al lato, a cui fa eco la girata di prima intenzione di Sciba al 14°. I biancorossi abruzzesi cercano di fare la gara impostando il proprio gioco, ma il Forlì chiude bene tutti gli spazi. Botta e risposta al 32°, l'ex Capellupo mette in mezzo, Cascione nel tentativo di liberare spedisce di poco fuori, sul capovolgimento di fronte Cenci va alla conclusione dal limite che deviata termina fuori di un soffio. Insiste la Vastese al 39°, punizione di Capellupo e colpo di testa di Stivaletta, la deviazione centrale però è preda di Aglietti. La gara si sblocca al 41°, la Vastese recupera palla al limite della propria area di rigore e fa partire il contropiede, scambio con Stivaletta, Fiore che con un preciso rasoterra supera Aglietti per l'1-0 ospite, tra le proteste del pubblico di casa per la posizione del capitano aragonese. Immediata la risposta del Forlì che al 43° sfiora il pareggio da due passi con Cenci per poi concretizzarlo in extremis con il colpo di testa di Graziani che insacca sul primo palo il traversone dalla sinistra di Ambrosini. Si va così al riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa l'inerzia della gara cambia, il Forlì con il passare dei minuti cresce e prende in mano le redini della partita mentre la Vastese non è più lucida come nel primo tempo. All'ottavo Ambrosini ci prova da calcio piazzato spedendo alto e poi dalla grande distanza, ma Patania è attento. Protti cambia modulo passando al 4-4-2 e gli aragonesi subiscono il ritorno dei romagnoli. Al 31° ancora l'ex Teramo conquista un buon calcio di punizione che però viene deviato in corner dalla barriera. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina Vesi va vicinissimo al sorpasso con Patania che si salva come può. Ancora apprensione al 37°, quando sbardella devia in angolo la girata di Graziani e sugli sviluppi del corner la difesa va in affanno. Montani prova ad inserire forze fresche gettando nella mischia prima Ferrara per Conè, poi Russo in luogo di Fiore, ma l'inerzia non cambia e al 43° è ancora il Forlì ad avere l'occasionissima del 2-1, ma Del Sante in scivolata non aggancia di un soffio. Dopo 5 minuti di recupero la Vastese può così tirare un sospiro di sollievo. Gli aragonesi strappano un punto pesante in vista dei prossimi impegni ravvicinati, rammarico invece in casa Forlì per non essere riusciti a centrare l'intera posta in palio. Punto importantissimo perché li manteniamo a distanza dalla zona pericolosa. Per quanto riguarda la partita, credo che la mia squadra abbia fatto un grandissimo primo tempo nella gestione della palla e siamo stati un po' fessacchiotti negli ultimi 5 minuti perché se andiamo dentro sull'1-0 poi magari può avere anche un epilogo diverso la partita, fermo restando che poi nel secondo tempo sono venuti fuori loro, però devo dire che la squadra ha retto bene e non è stato un calo diciamo fisico perché i ragazzi hanno corso, c'era la pressione del Forlì e in quel momento la posta era in palio, ci siamo messi dietro ad aspettarli. Tanta difficoltà non direi perché penso che ci siamo spartiti i tempi, nel primo tempo abbiamo fatto la partita noi, probabilmente potevamo stare anche oltre l'1-0 perché loro non hanno mai tirato in porto fino a quel colpo di testa e al gol. Sì, è vero, confermo. Secondo tempo sono venuti fuori e abbiamo retto bene l'urto loro e quindi non solo con Sciba, Fiore, ma io sono soddisfatto di tutta la prestazione dei ragazzi perché quando c'era da soffrire hanno sofferto. E purtroppo no, è un momento che va così, secondo me abbiamo fatto uno dei secondi tempi, sicuramente il più bello da quando allena il Forlì. Grande prestazione, grande veemenza agonistica, abbiamo avuto non so quante palle gol, purtroppo un momento così, nelle ultime due partite penso che Forlì meritasse 6 punti e purtroppo ne ha fatti 2. Abbiamo cambiato qualcosa dalle partite precedenti, poi bisogna che vi ricordi che avevamo Ferrario fuori, Cortesi fuori, Nigretti fuori e questi erano giocatori che non potevamo usufruire oggi.
abbiamo fatto un paio di cambi anche oggi, e era la terza partita in una settimana. Qualcheduno si dimentica, io no, su un campo pesante che avevamo già giocato a Isernia. E io penso che abbiamo fatto un secondo tempo di qualità, di cuore, di testa. Non mi ricordo un tiro in porta dalla squadra avversaria, noi non so quante occasioni abbiamo avuto, purtroppo adesso gira così, ne dobbiamo prendere atto, rimboccarci le maniche e ripartire che ancora più convinti da martedì, che con questa convinzione. E allora 1-1 anche per la Vastese, e allora così come l'1-1 per la Vastese siamo entrati in macchina, rientriamo nella stessa identica automobile con Roberta. Ciao Roberta, provata però dal volto. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Un pochettino, anche se poi è bello lo spirito con cui facciamo queste trasferte tutti quanti insieme, dai, è una bella esperienza, e poi ci divertiamo anche la domenica. Assolutamente, assolutamente sì. Senti, ma sei provata per il secondo tempo, per la sofferenza della Vastese? Beh, ecco, il secondo tempo è stato un po' da cardiopalma, soprattutto nel finale, perché pian piano la Vastese aveva iniziato molto bene la partita, ottimo l'approccio della squadra di Montani. Durante il corso del primo tempo, come ha detto anche il mister nel corso dell'intervista post partita che abbiamo appena mandato, praticamente il Forlì non aveva fatto nessun tiro in porta importante. Però invece, perdonami Roberta, allora tra un po' vedremo il gol su cui ci sono state le proteste del Forlì, vedremo se avevano ragione o no. Però se vai a Forlì e passi in vantaggio a fine primo tempo, poi rimetti palla al centro, rischi prima di prendere l'1-1 e poi lo prendi, è un problema. Sì, infatti lì c'è stata sicuramente una disattenzione da parte della formazione aragonese, che si è, insomma, ha calato un attimo la tensione, quel tanto che è bastato al Forlì per riuscire a pareggiare proprio nel momento migliore della Vastese, che purtroppo si è fatta subito recuperare, quindi sicuramente c'è stata un'ingenuità in quel caso. E poi però nel secondo tempo l'inerzia della partita è completamente cambiata, anche il fatto che è stato intelligente poi Protti a cambiare modulo con il 4-4-2, la Vastese ha trovato un po' di difficoltà nel prendere le contromisure, mentre il Forlì è salito di intensità e ha preso in mano completamente il pallino del gioco, e più si andava avanti con i minuti e più la pressione cresceva. Poi Montani ha provato a portare degli accorgimenti forse quando era un po' troppo tardi, anche se in realtà di ricambi utili non ne aveva molti, perché comunque c'erano un paio di giocatori in panchina che non erano utilizzabili, per cui diciamo che è stato anche che le assenze importanti c'erano, però è anche vero che il Forlì ha giocato un ottimo secondo tempo e nel finale ha rischiato in ben più di un'occasione di fare il gol del 2-1. Quindi mi sento di dire che la Vastese oggi ha conquistato questo punto pesantissimo, importantissimo, con le unghie e con i denti dal fuoco. È stata anche un po' fortunata poi, insomma, nel complesso della gara, perché forse il Forlì meritava qualcosa in più. Ci hanno scritto, ma ci hanno solo anticipato, ringraziamo, per la posizione sospetta sul gol della Vastese. La posizione sospetta non è di Fiore, che poi andrà in gol, ma è di Stivaletta sul passaggio di Cone. La vediamo, io l'ho rivista, non dico nulla di quella che è la mia sensazione. Dobbiamo fermarci nel momento in cui ancora un po', uno avanti, ecco qua, e questo è fuori gioco, ha un piede davanti, c'è anche la linea, sì. Allora, non è facile, non è facile, questo è evidente che non sia facile centrare. Anche perché il numero 17 del Forlì, che adesso non so chi sia, me ne scuso, è Conti, sta accorciando verso Cone,
Quindi c'è una specie di incrocio, non è proprio un incrocio tradizionale come si suole dire, però sta andando a stringere su Cone, mentre Stivaletta è in fase di sta andando verso la porta. Chiaramente non si può dire che Stivaletta non entri nell'azione, perché è evidentissimo che entra nell'azione. Ecco questo. Anche perché potrebbe, prendiamo questo frame qui, perché per regolamento, anche lo dico a beneficio, insomma, per regolamento, anche quando si vanno a controllare gli episodi al VAR, bisogna centrare il primo frame in cui la palla cambia direzione rispetto al tocco che è decisivo. Quindi è questo il momento. E un piede è in fuorigioco. Il guardaline mi sembra però ben posizionato, Ania, come lo... Sì, mi sembra in linea. Il problema è che lì è davvero frazione di secondi, c'è quel piede che è un po' di centimetri avanti, non è facile da vedere, non è facile, però magari lo poteva aiutare anche la linea dell'area di rigore, ecco, perché la posizione di Stivaletta, guardando anche la linea, evidentemente avanti, anche se di molto poco. Certo. È chiaro che poi adesso non lo vediamo a gioco fermo, rallenti, frame by frame, certo, e quant'altro. Lì sul campo è ovviamente sempre un esercizio abbastanza complesso. Eh sì, salutiamo Luca Di Pasquale che ci sta scrivendo: buonasera a tutti, sempre impeccabili. Grazie Luca. Comunque l'arbitro, intanto io sto uscendo dall'inquadratura, aveva come riferimento la linea bianca. In effetti quello poteva essere un aiuto, però immagino che poi nello sviluppo repentino dell'azione non sia proprio semplicissimo. Colavitto, dove sei? Reclamano Colavitto. Senti Roberta, prima di farvi ovviamente ripartire, che aria si respirava un po' nel clan vastese? Guarda, diciamo, più che altro per come si è sviluppata la partita, quindi diciamo che alla fine c'era contentezza, come soddisfazione nell'aver portato a casa almeno un punto e di aver tenuto comunque alle spalle una diretta concorrente per la salvezza. Ovviamente ho chiesto anche a Montani se spera, insomma, in qualche maniera di poter recuperare per i prossimi impegni ravvicinati giocatori importanti come Giampaolo e Leonetti, che sono fermi ai box, che oggi non hanno potuto essere della partita, e quindi ovviamente c'è speranza nel cercare in qualche maniera di recuperarli, anche se Montani ha detto a fine gara: cercheremo di non forzare troppo i tempi, perché comunque per noi sono giocatori talmente importanti che non li rischieremo se non saranno pronti, perché il campionato è ancora molto molto lungo e quindi dobbiamo avere tutte le forze a disposizione. Però insomma c'era comunque soddisfazione per il punto riportato in terra d'Abruzzo, come si suol dire. Più rammarico ovviamente c'era in casa Forlì, perché comunque Forlì è a quota 24 punti, è in piena zona playout. E peraltro il Forlì domenica prossima gioca con Cesena. No, il Forlì domenica prossima gioca a Giulianova. Gioca a Giulianova, ecco, in uno mercoledì scontro. Mercoledì gioca col Cesena. Ah sì, sì, intanto stava per cadere l'iPad, non so. Sì, che okay. Ok, però domenica uno scontro diretto importante. Ha uno scontro diretto importante a Giulianova. Assolutamente lì si... Ah, folata di vento, dici, sì. Che sarà il nostro prossimo servizio. Sono punti decisivi. Eh sì, saranno tutti decisivi. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto tutti anche quanti. Loris. Beh, è chiaro, anche Loris Bennato che le affianco, insomma, questa macchina fantastica. È qui, aspetta che ve lo faccio salutare. Eccoli qua, i reduci dalla Romagna. Perfetto per un selfie adesso. Sarebbe perfetto per un selfie. Ciao ragazzi, buon rientro. Ovviamente ciao, state attenti. Tutti. State attenti, come ogni buon genitore direbbe, state attenti, fate piano. Mi raccomando, sì. Mi raccomando, state attenti. Ciao ragazzi, grazie davvero sia a Roberta Di Santa che a Stefano Recanati, ma anche a Loris Bennato, perché insomma oggi è stata una doppia trasferta bella che vi abbiamo cercato di raccontare anche in questo modo un po' particolare. Va bene, abbiamo detto che il Forlì giocherà domenica prossima contro il Giulianova e allora vediamoci. Il Giulianova che perde a Materica 4-1 nella settimana che l'ha portata nella semifinale di Coppa Italia, e la squadra di Bolzan perde fragorosamente sul campo della vicecapolista. Vediamo.
Giulianova Matelica, giocato al campo Giovanni Paolo II di Matelica. La squadra padrone di casa si è subito mostrata più determinata e aggressiva. Al quarto minuto il Matelica prova ad andare in vantaggio con Bugaro. Già all'ottavo il Matelica passa in vantaggio con un gol di Dorato. Al diciannovesimo due tentativi del Matelica parati da parte del Giulianova. Al ventunesimo nuovo tentativo di Visconti del Matelica, che però non realizza. Al ventottesimo un'opportunità per il Giulianova, ma Di Paolo non riesce. Al trentesimo il raddoppio del Matelica, grazie ad Angelilli. Al trentaseiesimo Bugaro, che porta la squadra padrona di casa al 3-0. Il Matelica ha condotto tutto il primo tempo con decisione ed al 44esimo un tentativo di Melandri che non riesce. Tra il primo e il secondo tempo una bella iniziativa, premiati i ragazzi che il 9 gennaio rimasero intossicati negli spogliatoi dal monossido di carbonio per il coraggio dimostrato durante l'incidente, che li vide ricoverati al pronto soccorso, ma per fortuna non ebbe altre conseguenze. Il secondo tempo inizia con il cambio del Giulianova, esce Gori ed entra Tozzi Borsoi. Le cose non cambiano ed è il Matelica a condurre la partita. Vediamo una serie di tentativi del Matelica, al secondo minuto prova Melandri e subito dopo Dorato. Tozzi si fa subito notare al quarto minuto, il giocatore del Giulianova prova ma va fuori. Al diciannovesimo Tozzi riesce a segnare ma la partita resta in mano al Matelica, tanto che dopo qualche tentativo del Matelica da parte di Bugaro e Melandri al ventitresimo Bugaro va in gol. Il Giulianova prova a reagire, ma ci si mette anche la sfortuna. Al trentesimo una doppia traversa, la squadra ospite al trentaduesimo riprova, ma va fuori. Il Giulianova sta reagendo, ma ormai la partita è in mano al Matelica, che fa una serie di sostituzioni. Al quarantaquattresimo un ultimo tentativo del Giulianova non si realizza. Da segnalare per il buon esempio la tifoseria del Giulianova, che ha supportato la squadra con determinazione per tutta la partita e alla fine ha ringraziato i giocatori. E allora, tra un po' sentiremo le interviste. Intanto, Andrea, sono ufficiali le formazioni di Pescara-Brescia. Allora, ce le dici, le vediamo se riusciamo e poi vediamo le interviste di Matelica Giulianova. Nel Pescara ci sono due novità, ma fino a un certo punto, perché avevamo visto in settimana che Pillon aveva provato l'inserimento di Canutè e di Capone e i due sono effettivamente titolari. Dunque non c'è Melegoni al posto di, tra virgolette, Macin, ma Macin lo sappiamo non ci sarà più perché è stato ceduto al Parma. Si pensava potesse giocare Melegoni, ma in realtà Canutè è provato nel ruolo di mezzala in settimana, la spunta su Melegoni che aveva saltato la seduta di giovedì, ma evidentemente questa è una scelta tecnica, la volontà di Pillon di inserire Canutè nel ruolo di mezzala, con Brugman a fare il regista come sua abitudine. Davanti nel tridente Capone al posto di Antonucci. Perché? Perché evidentemente Capone dopo un mese di preparazione può partire dal primo minuto, non avrà i 90 minuti nelle gambe, sarà avvicendato, però da Capone Pillon si aspetta giocate decisive, mancano i gol agli esterni, Capone è uno che ha il gol nei piedi e quindi questo inserimento si può leggere in questo modo. Dunque Capone al posto di Antonucci, Canutè al posto di Melegoni. Nulla di invariato invece nell'11 scelto da Eugenio Corini. Brescia, che ha un attacco stellare, 41 gol realizzati, il miglior attacco di gran lunga della cadetteria. C'è il bomber Donnarumma, 18 gol, c'è il secondo violino Torregrossa, 7 reti, e la formazione è confermata nonostante i tre innesti fatti con il mercato di riparazione. Ma due di questi innesti non ci sono, Martella e Rodriguez non sono stati convocati, c'è De Sena che però non è titolare, dunque Alfonso tra i pali, Sabelli, Cistana, Romagnoli e Mateiu, la linea di difesa, poi i tre interni di centrocampo, Bisoli, il gioiellino Tonali e Ndoi, preferito a De Sena, e poi Spalek alle spalle di Donnarumma e Torregrossa. Sarà una partita vibrante, una partita che per almeno 24 ore mette in palio il primo posto, perché chi vince va al primo posto, il Pescara ci andrebbe a pari merito col Palermo che gioca domani sera, il Brescia andrebbe invece in caso di vittoria primo da solo, in attesa sempre della gara del Palermo, in caso di pareggio il Brescia aggancerebbe la squadra di Stellone. Senti, tornando per un attimo a Matelica Giulianova, abbiamo visto le immagini,
era una, diciamo, una sconfitta che anche la dirigenza aveva messo un po' sulla carta, però da casa giustamente scrivono i tifosi del Giulianova: occhio, pensiamo a salvarci, va bene la Coppa Italia, però cioè, non ci distraiamo, perché insomma il campionato non è archiviato. Noi lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo da diverse settimane, che il Giulianova deve prestare attenzione, perché il campionato non è affatto finito, anzi la lotta per la salvezza secondo me vedrà impelagato il Giulianova praticamente fino alla fine del campionato. Io penso questo perché non vedo buoni segnali da questa squadra, e l'ho vista spesse volte. Questo non è un gran segnale, questo gol. No, dalle parole del presidente Bartolini lui aveva fatto intendere che a Matelica sì, il Giulianova sarebbe andato, ma il Giulianova si sarebbe concentrato maggiormente dalle gare successive, tipo Giulianova Forlì. E attenzione, è uno scontro diretto, il Giulianova deve far leva sull'effetto Fadini, deve stringere i denti, ma questa squadra, lo ripetiamo, è indebolita rispetto alla prima parte del campionato e non sarà facile ottenere la salvezza. Serve un Tozzi Borsò in piena efficienza, un Napolano in piena efficienza, il recupero degli infortunati, in primis Fazzini, oggi erano squalificati Ferrini e Del Grosso, quindi difesa iperrabberciata. Insomma, quando ci sono tutte queste assenze, con l'impegno anche di Coppa Italia, oggi era difficile chiedere di più, ecco perché era nell'aria e anche nelle parole di Bartolini questa sconfitta, anche pesante nelle dimensioni. Ma da domenica bisognerà tornare a giocare in un certo modo, perché ottenere la salvezza non sarà facile. Poi c'è l'esperienza di Coppa Italia, il presidente ci tiene tanto, è stata onorata con la vittoria dello scorso mercoledì, ma il campionato è prioritario ed è prioritario arrivare alla salvezza. È assolutamente sì. Ciao Jacopo, ciao. Ieri qualcuno ha notato la presenza di altre persone insieme al campione del box di tribuna, persone interessate a rilevare, poi ti faccio rispondere, ma prima ci ascoltiamo le interviste di Tiozzo e di Bolzan al termine della gara Matelica Giulianova. No, una grande partita giocata di squadra, giocata con una buona fase di possesso. In fase di non possesso chiaramente ci sono gli avversari, riuscivamo a tenere tutte e tre le linee corte e questo ci ha permesso realmente di subire poco gli avversari, riuscivamo sempre a pressarli in varie zone di campo e se ne esce fuori il grande valore della mia squadra, bravi. Direi che i miei, come atteggiamento in non possesso per la voglia di correre, sono stati molto bravi anche nel secondo tempo. Ho ricordato la gara di ieri del Pineto, ho ricordato a fine primo tempo Virtus Vecomp Triestina ieri, vinta dalla Triestina sotto 3-1, 4-3 al 96esimo. Ho ricordato, per chi è del Milan, la finale Champions League. Perciò sotto l'aspetto dell'impegno e del non pigliare gol, al di là del rigore, siamo stati bravi. In fase di possesso siamo stati un po', non dico presuntuosi perché non lo siamo stati rispetto all'avversario, c'è, ma forse un po' superficialotti, abbiamo cercato troppo forse individualmente il gol e poi il gol non arriva, però abbiamo fatto delle ottime trame e meritavamo sicuramente di arrotondare il nostro bottino di gol. Si è messa subito male, abbiamo commesso delle leggerezze che ci hanno complicato enormemente l'andamento della partita, anche perché quando sbagli, quando dimostri debolezza con una squadra così importante come il Matelica, l'impatto psicologico diventa ancora più marcato, quindi sicuramente siamo rimasti nell'errore, cosa che una mia squadra non le può succedere, però mi assumo la responsabilità, vuol dire che in questi 15 giorni non sono stato così bravo di trasmettergli queste sicurezze, questa reazione all'errore, insomma, reagire subito è la cosa più importante, soprattutto quando di fronte a una squadra che non ti perdona e non ti concede niente. È chiaramente deluso Dario Bolzan per la sconfitta del Giulianova, pesante nelle proporzioni. Buonasera, oggi il Francavilla ha perso, farà ricorso anche stavolta? Io volevo dire una cosa, però adesso si sta un po' creando questa aura di ironia intorno, ma io dico solo una cosa abbastanza chiara: ma quale squadra avrebbe detto no, vabbè, abbiamo perso, non facciamo ricorso anche se ci hanno espulso uno per un altro? Cioè, poi
ci vuole anche un po' di coerenza nelle cose, no? Vabbè, comunque, Montani solo 2 punti in più di Pallatini. Però Ania, ti faccio rispondere alla domanda di prima. Ieri al Bonolis c'erano delle persone insieme a Campitelli e dicono, ci scrivono da casa e sono persone intenzionate a entrare. Non so se era una domanda o un'affermazione. Non lo so, da indiscrezione che avevamo ieri, anche noi sapevamo che facevano parte di un gruppo intenzionato ad entrare. Oggi ho avuto modo di parlare con il presidente Campitelli in un'intervista che uscirà domani sul Messaggero Abruzzo, messaggio autopromozionale. Sì, mettiamo la scritta. Però lui mi ha detto che sono soltanto amici che erano ad assistere alla partita e che magari ci potrebbe essere un discorso di sponsorizzazioni, perché il Teramo ha praticamente perso il primo sponsor di maglia, che era Eviva, che è una società ormai messa in liquidazione come sappiamo, quindi probabilmente, almeno a detta del presidente Campitelli, dovrebbe trattarsi solo di un discorso di sponsorizzazioni. Ha invece detto che sta trattando per un altro ingresso una persona che ieri non c'era. Almeno a quanto mi ha riferito oggi. Poi se le cose dovessero cambiare nei giorni prossimi vedremo di appurarlo, ecco. Assolutamente, va bene, noi tra un po' ci dobbiamo fermare per la pubblicità, stiamo per andare poi da Paolo Renzetti, a cui ovviamente poi chiedo la sintesi, il dono della sintesi per il collegamento a pre-gara, però visto che ce l'avete chiesto anche oggi pomeriggio, ci rivediamo la vittoria del Pineto a Sant'Arcangelo, 2-4, quasi tutto nel secondo tempo col del Pineto, vediamo. Basta un tempo, il secondo al Pineto, per innestare le marce alte e avere ragione di un Sant'Arcangelo che sprofonda sempre più in basso, adesso si ritrova al penultimo posto in classifica. Il 4-2 del Mazzola invece è ossigeno puro per la squadra di Amaulo, che non vinceva da parecchie settimane ma che nei primi 45 minuti va sotto per ben 2 volte contro i romagnoli. Al quarto d'ora infatti la formazione di Galloppa mette il naso avanti e lo fa con la sgroppata sulla destra di Guidi, su cui Orlando manca il tempo dell'intervento. Il pallone pesca a centro area Alessandro Peroni, che di destro trafigge Sciba. Per la reazione pinetese basta attendere 9 minuti. Pietro Antonio parte palla al piede, il taglio di Wilson Cruz sposta totalmente la difesa gialloblu, lasciando una prateria a Tomassini, che mira Battistini e lo trafigge per il gol della parità. 1-1 che resiste però altri 12 giri di lancette, perché al 36esimo Pigozzi da sinistra vede e serve Guidi, che supera Esposito anche con l'aiuto di un rimpallo, ma poi viene affrontato fallosamente da Pomarte. Per Angiolari di Ostialido non ci sono dubbi. Da dischetto si presenta il centrocampista Alexandros Damo, destro letale, Sciba è spiazzato e Sant'Arcangelo di nuovo avanti. Ma nella ripresa il Pineto entra con un piglio decisamente diverso, anche se deve attendere il 75esimo per calare il tris vincente. Tutto in pochi istanti, e a dare una mano ad Amaulo sono i cambi, come ad esempio quello di Massa, che sfrutta al 30esimo il lavoro di Cruz sulla fascia destra e va a raccogliere sul primo palo il servizio che vale il 2-2. A questo punto l'inerzia cambia totalmente ed è tutta a favore della squadra abruzzese. Ancora Cruz, dopo 2 minuti, resiste a Bondioli, lo beffa con un servizio sotto le gambe, Tomassini rifinisce, spalle alla porta ed Esposito scarica il pallone del vantaggio biancazzurro al termine di un'azione davvero di altissimo profilo dal punto di vista della costruzione. Col Sant'Arcangelo colpito nel vivo al minuto 84 per Massa tagliare in due la difesa di casa è semplice, scarico per un altro neo entrato, Fratangelo, e diagonale vincente che fa calare titoli di coda sulla partita, col Pineto che sale a 37 punti in classifica e che mercoledì andrà a far visita al Matelica per un match che, se per la vice capolista conta, per la squadra di Amaulo conta anche di più. E allora, vittoria importante per il Pineto sul campo del Sant'Arcangelo. Perché non fai commentare Andrea? È perché Andrea stava facendo altro. Allora Andrea, ti chiedono di dare dei consigli a Montani. Ti hanno detto che da quando è nominato Iarocci Montani non lo fa più giocare. Intanto saluto Paolo Renzetti e ritrovo, dopo tanto tempo, ahimè, verrebbe da dire, Massimo Epifani, che saluto, tra un po' veniamo da voi ragazzi. Vi saluto entrambi. Paolo Renzetti l'ho visto ultimamente e Massimo Epifani non lo vedo da un bel po' di tempo, mi fa particolarmente piacere. Devi andare a seguire il Fano. Allora. Eh sì, è un po' lontano andare fino a Fano. Però tra due martedì... Tra due martedì magari lo trovo di persona.
Andrea, allora ti chiedono, ma perché non Iarocci, sì, dai qualche consiglio a Montani, che consiglio ti senti di dare? Difficile dare consigli a Montani, dico che quando le stagioni nascono storte, noi lo ripetiamo da molto tempo, non è facile raddrizzarle. Quella partita col Materica forse ha in parte rilassato l'ambiente e ha fatto pensare, non a Montani perché Montani è stato sempre molto chiaro nelle sue dichiarazioni, ma forse più di qualcuno ha pensato che questo girone di ritorno potesse essere foriero di tante soddisfazioni. Non è così, ci sono delle difficoltà, la squadra non ingrana, ormai è chiaro che la Vastese deve lottare solo e soltanto per la salvezza, e questo deve essere chiaro anche a chi pensava a un girone di ritorno trionfale. Quella partita è stata semmai illusoria e da lì poi sono ripresi altri problemi, anche gli infortuni, l'ultimo appunto quello di Leonetti, quindi che dire, bisogna compattarsi. Io il consiglio più che a Montani lo do a tutta la piazza, di stare vicino alla società e di stare vicino anche all'allenatore e ai giocatori, perché criticare ci sta, però visto che bisogna salvare la categoria, che al momento non è affatto salva, anzi, lasciare da parte le polemiche, compattarsi, andare dritti verso la salvezza, penso che sia la cosa migliore, altrimenti non si fa altro che mettere ulteriore pressione eccessiva su giocatori, staff tecnico e società, e poi insomma, se la Vastese torna in eccellenza, penso che sia una notiziaccia per tutti, tifosi in primis, quindi compattarsi per portare a casa la salvezza, perché di più quest'anno la Vastese non può fare. E allora io mi devo fermare, tassativamente me lo chiedono dalla regia. Paolo Renzetti e Massimo Epifani possono aspettarci 3 minuti 3 di pubblicità, che ho tassativa, non posso sgarrare, anzi sono già un minuto fuori. Ci fermiamo, poi andiamo a Pescara, tra poco. Di noi insieme con l'Abruzzo del pallone, allora ci trasferiamo all'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Una buona serata a Paolo Renzetti e anche a Massimo Epifani. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ciao Paolo Renzetti. E chi li vede? Ciao, ciao. ben risentito, no? Perché non ti vedo, ben risentito. Grazie. Allora Paolo, dici un po' le ultime, sì, e poi insomma chiedi qualcosa anche a Max, che partita si aspetta stasera. Sì, andiamo velocemente anche perché abbiamo un altro ospite dietro le quinte, il caso di dire, quindi ascolteremo. E non abbiamo tempo poi di altri ospiti perché dobbiamo chiudere tassativamente. Ah, va bene. Allora andiamo velocemente con Massimo. Se le formazioni le avete date, possiamo dunque saltarle oppure le vogliamo ricordare qui velocissimamente dell'Adriatico. Dimmi tu se velocissimamente. Perfetto. Allora Pescara 4. Perfetto, Pescara 4-3-3 con Fiorillo in porta, Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso in difesa, Memusciai, Canutè, Brugman a centrocampo, Marras, Mancuso e Capone in attacco, la panchina con Castrati, Campagnaro, Monachello, Bellini, Bettella, Bruno, Perrotta, Crecco, Antonucci, Melegoni, Del Sole e Ciofani, l'allenatore Pilloni, il Brescia vice capolista risponde con un 4-3-1-2 con Alfonso in porta, Sabelli, Chistana, Romagnoli e Matteo in difesa, Bisoli, Tonali, Endoi a centrocampo, Spalek, il trequartista, Torregrossa e Donnarumma le due punte, panchina con Andrenacci, Castaldello, Martinelli, Curcio, Lancini, Morosini, Dessena e Tremolada. Dirigerà l'incontro Aureliano di Bologna, circa 6.000 gli spettatori presenti. Massimo Epifani, che partita prevedi? Ma è sicuramente una partita bella, perché il Brescia sta facendo grandissime cose, gioca sia dentro che fuori alla stessa maniera, quindi sarà una bella partita e sarà una partita impegnativa del Pescara, quindi mi auguro che il Pescara possa fare una grande partita, perché per fare risultato col Brescia deve fare una grande partita. Una partita difficile per il Pescara ma anche per il Brescia, Pescara che vuole tornare alla vittoria, è un successo addirittura, proietterebbe anche se forse momentaneamente i biancazzurri di nuovo in testa alla classifica. Nonostante tutto, Massimo, non c'è un grande entusiasmo a Pescara. Secondo te perché? E te lo chiedo da pescarese. A Pescara è questa, secondo me il Pescara sta facendo un grande campionato
All'inizio non era partito per vincere il campionato, si trova lì, si sta giocando le prime due posizioni che sono i posti che ti portano in Serie A. Credo che deve continuare così, deve fare un po' di risultato per riaccendere un po' la città come si era riaccesa all'inizio, però Pescara si conosce, bastano dei risultati per far tornare entusiasmo alla piazza, e mi auguro che stasera potrebbe essere una partita importante anche per questo. L'ultima battuta, Paolo. Massimo, tra due, sì. Una cosa, fammi chiedere a Massimo Epifani, che saluto, certo, se è certo. Sorpreso dalle scelte di Pillon, che ha schierato Canutè a centrocampo e non Melegoni. Canutè gira, riteniamo, da mezzala, e poi in avanti Capone e non Antonucci. Sorpreso da queste scelte, e perché, se possiamo dare una lettura? Ma secondo me ha fatto un ragionamento, siccome incontra una squadra che fa tanti gol, quindi una squadra che è molto propositiva, ha fatto un centrocampo molto più forte fisicamente, facendo giocare Canutè al posto di Melegoni, davanti secondo me nel momento in cui recupera Capone a pieno, credo che Capone è un giocatore importante per questa squadra, è un giocatore che ha tra tutti gli esterni che ha, forse è quello che ha più gol nel DNA, e quindi credo che la scelta sia dovuta a questa. Ma per quanto riguarda il centrocampo, credo che ha voluto fare un centrocampo più folto e più forte fisicamente per cercare di arginare il Brescia, che gioca 4-3-1-2, e quando incontri squadre che giocano 4-3-1-2 non è semplice la partita, se non sei bravo a centrocampo puoi andare in crisi. Bene, grazie a Massimo Epifani, che ringrazio per la pazienza, e chiamo qui al mio fianco, grazie anche da parte di Andrea Costantini e di Jacopo Forcella, da Massimo Epifani a Marcello Di Giuseppe. Marcello, allora, pochi minuti all'inizio di Pescara-Brescia, tu avevi commentato anche nei nostri studi in passato delle partite del Pescara, ci avevi sempre preso prima del risultato finale. Che cosa prevedi per questa gara? Ma prevedo una bella partita, perché sono due squadre tra le più propositive della cadetteria, quindi prevedo una bella partita. Il risultato è chiaro che si affrontano due squadre, una in grande ascesa che è il Brescia, e una squadra che in teoria è un pochino in difficoltà che è il Pescara, però proprio come struttura di squadra penso che il Pescara possa far male al Brescia. È chiaro che è una partita in cui il Pescara deve stare molto attento a quello che è il potenziale offensivo del Brescia, perché è un potenziale importante, però è una squadra che concede parecchio il Brescia, quindi io la leggo anche così la scelta di Canutè, un pochino più conservativa, proprio per cercare di non concedere campo in ripartenze alla squadra lombarda. È una partita aperta. Ci sarà nel Brescia Alfredo Donnarumma, 18 gol, un giocatore che tu non conosci bene, ma direi benissimo. Sì, lo conosco benissimo, sta facendo grandissime cose, io l'ho sentito proprio stamattina, mi darà la maglia, speriamo che segni due gol e che il Pescara vinca 3-2. Grazie a Marcello Di Giuseppe. Sì, scusami, certo. Allora Marcello, facciamo un passo indietro perché vogliono farti qualche domanda dallo studio, allora porgo la parola. Una sola. Sì, poi, benissimo. Una sola, poi lo lascio andare a vedersi la partita, ci mancherebbe. Ciao Marcello. Che ha fatto l'Inter? Ha perso 1-0 con il L'Inter Bologna. L'Inter ha vinto? Ha perso 1-0 con il Bologna in casa. E il sorriso che si staglia sul tuo volto la dice lunga di quanto questa cosa ti faccia dispiacere. Senti, però, diciamo che avresti voluto un attaccante del Brescia marcato da un altro difensore del Pescara. Sarebbe stato Perrotta che marca Donnarumma. Forse sarebbe stata la serata perfetta. Sì, mi avrebbe fatto piacere, ma soprattutto avrei avuto piacere per Marco, perché è un ragazzo eccezionale, meriterebbe forse più spazio. È chiaro che il Pescara dietro in questo momento comunque ha trovato una quadratura e deve pazientare un attimo Marco. E certo, è vero che può essere una soddisfazione anche per amicizia fronteggiare Alfredo, però se puoi evitare di marcarlo ogni tanto, Alfredo, se non ci sei è meglio, perché per come sta andando segna a tutti. Quindi Marco si rifarà domenica prossima. Ci dai un voto al mercato del Pescara? Ma il Pescara ha dato... è difficile dare dei voti perché ha fatto
virgolette poco per quello che ci si aspettava, però ha dato grande forza ad un gruppo che comunque è arrivato in alto in classifica, quindi secondo me il Pescara all'organico è ottimo, era ottimo prima e rimane ottimo. Speriamo, essendo una squadra molto giovane, che nei prossimi 5 mesi continui ancora a crescere per arrivare a qualcosa che chiaramente sarebbe un sogno. Grazie Marcello, buona partita anche a te, grazie anche a Paolo Renzetti. Grazie a voi. Grazie Lina allo studio. Grazie Paolo. Allora rientriamo perché ci vediamo. Intanto questa è sono i giocatori del Brescia che entrano nella pancia dello stadio Adriatico. Alle 21 il fischio d'inizio, però dobbiamo correre perché c'è l'ultimo servizio di Serie D della serata, la sconfitta 2-0 dell'Avezzano in casa contro l'Agnonese. Vediamo. Un gol per tempo e l'Olimpia Agnonese spugna il De Marzi di Avezzano conquistando 3 punti di vitale importanza nella lotta alla salvezza dopo un digiuno che durava da ben 7 partite. Biancoverdi costretti alla 3ª sconfitta interna consecutiva e che mancano ancora di continuità di risultati dopo il rotondo successo di Notaresco. Su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità per le forti piogge delle ultime ore, Biancoverdi e Granata danno vita ad una partita bloccata e povera in termini di tecnica e costruzione di gioco. Agnonese caparbi a sfruttare gli episodi favorevoli e a relegare l'Avezzano all'ennesima prestazione opaca tra le mura amiche. Giampaolo conferma l'11 vittorioso di Notaresco con Padovani e Manari a supportare Samba in avanti. 3-5-2 per Foglia Manzillo che inserisce Corbo in terza linea e arretra Ribeiro a centrocampo. Tandem offensivo Formuso ancora. L'avvio è favorevole ai biancoverdi che dopo 8 minuti impensieriscono Kuzmanovic con un cross di Besana che per poco non beffa l'estremo molisano. 5 minuti dopo a provarci a Conti che fa partire un bolide dalla distanza che Kuzmanovic disinnesca in angolo. La pressione dei marsicani vede quasi concretizzarsi al 18esimo, ma Besana angola troppo e la sua conclusione a giro va a lambire l'incrocio dei pali. Dopo il buon avvio l'Avezzano cala nella fase centrale del primo tempo e l'Agnonese prende campo. Al 28esimo gli ospiti si fanno vedere con l'innocuo colpo di testa di Corbo che Sinato non controlla e per poco non combina la frittata. Un minuto dopo Foglia Manzillo richiama in panchina l'acciaccato Ancora e manda in campo Litterio. Ribeiro avanza in prima linea e si fa subito pericoloso al 29esimo. Il brasiliano pennella un cioccolatino in area che per poco non premia lo stacco di Formuso. Al 37esimo torna in avanti l'Avezzano, Padovani mette in mezzo, Samb colpisce di prima intenzione ma spedisce lontanissimo dallo specchio. 60 secondi dopo Di Renzo va al tiro da fuori ma il suo è uno scarabocchio che non impensierisce Kuzmanovic. Sui titoli di coda della prima frazione i Granata colpiscono. Formuso raccoglie un cross di Ribeiro dalla destra e spedisce alla sinistra di Sinato, secondo gol in 8 presenze per l'ex attaccante di Fasano e Sansevero e Avezzano sotto. In avvio di ripresa l'Agnonese prova a sferrare il colpo del KO, traversione dall'alto di destra, Formuso e spaccata spedisce clamorosamente sul fondo. La replica dell'Avezzano arriva al 6esimo, Kras mette in mezzo per Ferrante che impatta bene ma spedisce su Kuzmanovic. Al 12esimo ancora protagonista Kras che raccoglie palla dal limite e spedisce di poco al lato. I biancoverdi tengono in mano il pallino del gioco ma si scontrano contro il muro difensivo dell'Agnonese che difende con 9 uomini dietro la linea di palla facendo densità nella zona nevralgica del campo. Giampaolo richiama in panchina un deludente Samp e lancia a Bruni. L'ex Nerostellati ci prova al 28esimo ma spedisce lontanissimo dal bersaglio grosso. Alla mezz'ora Manari su punizione impegna Kuzmanovic che smanaccia in angolo. Al 35esimo altro squillo di Kras che non indirizza bene un traversone dello stesso Manari. Con l'11 marsicano tutto riversato in avanti a calcio del pareggio i molisani affondano. I neoentrati Niang e Salifu confezionano la giocata più bella della partita col Ganese che solo davanti a Sinato fa 2-0, secondo gol stagionale per Salifu e 3 punti in ghiaccio. Nel finale l'Avezzano reagisce di nervi con Bruni che non trova lo specchio di testa. Finisce qui ancora un KO interno per l'Avezzano che non dà seguito al 4-1 rifilato al Notaresco. Prima gioia dell'Agnonese dopo quasi 2 mesi, la salvezza dei molisani passa per i pesantissimi punti del De Marzi, campo che sta diventando un vero e proprio incubo per l'Avezzano. Eh sì, sconfitta per l'Avezzano. Andrea, in 20 secondi abbiamo visto la sconfitta contro l'Agnonese, però il campo è una specie di Royal Rumble. Sì,
però dico rapidamente che se questa squadra vince in trasferta facendo 4 gol a Notaresco e 3 a Castelfidardo e in 3 partite casalinghe le perde tutte e 3, fa un solo gol che è un autogol e per il resto crea sì e no in tutto 3-4 palle gol importanti ma tutte da palla inattiva, evidentemente è una questione un po' di testa, un po' incapacità di fare gioco quando devi fare la partita in casa, mentre in trasferta magari di rimessa riesci a esprimerti meglio, senti di meno la pressione e su quel campo ci sarebbe bisogno di quella rabbia, di quel furore agonistico che questa squadra evidentemente non ha nel DNA, tant'è che è una squadra che riesce a esprimersi meglio su campi migliori, perché è una squadra tecnica, più tecnica che fisica, più tecnica che rabbiosa, e partite come quelle di oggi le vinci solo col furore agonistico e con la voglia, che l'Avezzano nelle 3 partite casalinghe non ha mai messo in campo. Questo è grave per una squadra che deve salvarsi, è per questo che la sconfitta di oggi fa particolarmente male dopo la vittoria di Notaresco e per questo ritengo che dopo la partita ci sia stato il silenzio stampa, sì, e nessuno ha parlato. Esatto, ecco perché non vi abbiamo mostrato l'intervista, non ha parlato nessuno in casa Avezzano. Siamo in chiusura, prossimo turno di Serie D, ovviamente vi ricordo che in settimana c'è il recupero Matelica-Pineto, Avezzano-Matelica, Campobasso-Isernia, Castelfidardo-San Giustese, Cesena-Sant'Arcagio, Giulianova-Forlì, Montegiorgio-Recanatese, Agnonese-Francavilla, Pineto-Savignanese, Notaresco-Sammaurese, che si dovrebbe giocare di sabato, Vastese-Jesina, sarà la 26esima giornata. Non saluto Andrea Costantini perché tra poco lo troverete insieme ai suoi ospiti per Diretta Stadio, quindi non cambiate canale. Saluto invece Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Sei diventata nera? Sono diventata nera. Ok, sei riapparsa, perfetto. È tutto per questa sera, non cambiate canale. Un break e poi godetevi Pescara Brescia. Grazie, buona serata.